Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo una torta da un classico intramontabile, cioccolato fondente e menta. È davvero fresca, molto equilibrata e dà l'effetto wow, che stupirà sicuramente i vostri cari. Iniziamo! Iniziamo la ricetta montando 5 uova con 170 g di zucchero semolato aggiunto in 3 fasi. Quando avremo ottenuto una crema chiara e spumosa di questa consistenza, dopo circa 10 minuti, ci fermiamo di montare. In una ciotolina mettiamo 50 ml di olio di semi di mais e 4 cucchiai del composto e mescoliamo delicatamente per amalgamare gli ingredienti. Lo aggiungiamo al composto, poi mettiamo i semi di vaniglia e un pizzico di sale. Setacciamo 150 g di farina 00, 30 g di cacao amaro e 6 g di lievito per dolci in 3 fasi. Prendiamo un frustino e mescoliamo con movimenti lenti dal basso verso l'alto finché finiamo le polveri. Poi ci armiamo di una teglia di 20 cm di diametro e 10 cm di altezza interamente coperta con carta forno e versiamo l'impasto al suo interno. Con un bastoncino facciamo dei cerchi concentrici dal centro verso il bordo. Sbattiamo per eliminare eventuali bolle d'aria e cuociamo a forno statico 180 gradi per 33-35 minuti. Mi raccomando, fare la prova a stecchino. Sforniamo e lasciamo 5 minuti a raffreddare nella teglia. Poi la togliamo con molta delicatezza insieme alla carta forno e lasciamo raffreddare completamente. Nel frattempo prepariamo la crema. Quindi mettiamo 500 g di mascarpone in una ciotola e lo lavoriamo per bene con una marisa. Aggiungiamo i semi di vaniglia e 300 g di panna montata già zuccherata poco alla volta, mescolando delicatamente. Versiamo 35 ml di sciroppo alla menta e lo amalgamiamo bene al composto. Infine mettiamo qualche goccia di colorante alimentare verde finché troviamo la tonalità che ci piace. Mettiamo in frigo fino al bisogno. Tagliamo il pan di Spagna in 3 parti uguali con un coltello. E voilà! Ecco i dischi pronti. Siamo arrivati all'assemblaggio. Quindi su un piatto da portata mettiamo un po' di crema. Poi ci adagiamo sopra la base di pan di Spagna e spalmiamo 250 g di crema dai totali. Stendiamo per bene con una spatolina. Spacchettiamo una confezione di After Eight e rompiamo a pezzetti 4-5 cioccolatini sulla superficie della crema. Posizioniamo lo strato centrale di pan di Spagna e altri 250 g di crema dai totali, che livelliamo per bene. Completiamo con altri 4-5 After Eight. Appoggiamo l'ultimo disco di pan di Spagna e copriamo interamente la torta con la restante crema, lasciando 2 cucchiai da parte per la decorazione. Mettiamo in frigo tutta la notte. Il giorno seguente prepariamo la ganache. Prendiamo una tavoletta di cioccolato fondente con cristalli alla menta da 75 g e la tagliamo a pezzetti.
Poi la trasferiamo su un pentolino con 110 ml di panna calda e mescoliamo fino allo scioglimento. Travasiamo la ganache, così eliminiamo i cristalli. Tiriamo la torta fuori dal frigo e ci dedichiamo alla decorazione. Facciamo colare la ganache lungo i bordi della torta per creare l'effetto drip cake. Mettiamo in frigo per 10 minuti. Tiriamo fuori dal frigo con la crema restante, facciamo qualche ciuffo di crema qua e là, aggiungiamo qualche after eight a piacere, dei pezzetti di ostia colorata alimentare, qualche M&M's verde e qualche foglia di menta. Ed ecco qua! Ammirate che bellissima torta abbiamo creato con tanta semplicità! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa deliziosa torta a cioccolato e menta. Cosa posso dirvi? È una torta davvero equilibrata. Il pan di Spagna è umido al punto giusto, con un gradevole retrogusto al cacao. Poi c'è la crema, bella vellutata, che con questi pezzetti di After Eight lascia proprio tutta la bocca fresca. Infine, la ganache in superficie aromatizzata alla menta completa in modo goloso la torta. Insomma, è deliziosa, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo nel prossimo video.